Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale, parlando del Sinodo Universale aperto lo scorso ottobre da Papa Francesco. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Tra questi vi segnaliamo l'iniziativa della Caritas Diocesana di Brescia per l'emergenza ucraina. La nostra parrocchia, con la parrocchia di Fiesse, per questa emergenza, invita alla raccolta fondi attraverso alcuni indirizzi che vi segnaliamo. Per chiudere, potrete seguire la registrazione del Consiglio Comunale di martedì 8 marzo. Le riprese sono di Luigi Cè. Lo scorso ottobre Papa Francesco ha dato il via ad un sinodo universale, che durerà alcuni anni e non coinvolgerà solo i vescovi, ma tutti i cattolici del mondo. Cari amici, con la convocazione del Sinodo Universale, Papa Francesco invita l'intera Chiesa a riflettere su un tema decisivo, la vita e la missione della Chiesa stessa. Ma dobbiamo chiederci cos'è un sinodo? Questa parola viene dal greco che significa camminare insieme. Quindi siamo tutti chiamati a un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e anche sogno per il futuro. Un percorso che durerà alcuni anni attraverso un itinerario articolato in tre periodi, scandito dall'ascolto, dal discernimento, dalla consultazione. Quindi tre le fasi. La prima è la fase cosiddetta narrativa. È costituita da un biennio, questo 2022 e 2023, in cui viene dato spazio all'ascolto, al racconto della vita delle persone. Si passerà quindi a una seconda fase, denominata sapienziale, in cui le comunità, insieme ai loro pastori, si impegneranno in una lettura spirituale delle narrazioni emerse nel biennio precedente, cercando di discernere, cioè di capire per bene, ciò che lo Spirito dice alle chiese, attraverso il senso di fede che è proprio del popolo di Dio. La terza fase sarà quella profetica, che culminerà nel 2025, e cioè durante la celebrazione dell'anno santo, in un evento assembleare nazionale. In questo convenire verranno assunte alcune scelte evangeliche, che le nostre chiese saranno chiamate a riconsegnare al popolo di Dio, incarnandole nella vita delle comunità. E questo nella seconda parte del decennio, dal 2025 al 2030. Vedete, questa metodologia vuole coinvolgere tutto il popolo di Dio, proprio in questo processo sinodale, le cui chiavi sono partecipazione, ascolto, discernimento. Ecco, rimaniamo brevissimamente sulla prima fase, quella narrativa, dedicata alla consultazione. Questa è già in corso nella nostra diocesi di Brescia, come nel resto dell'Italia. Questa prima fase del cammino sinodale fornisce le basi per tutte le fasi seguenti. La fase diocesana, cioè a livello della nostra chiesa di Brescia, ha lo scopo di offrire al maggior numero possibile di persone un'esperienza veramente sinodale, di ascolto reciproco, di cammino percorso insieme, sotto la guida dello Spirito Santo. Ma come? Dobbiamo saperci chiedere, partecipando ai tavoli sinodali.
Come è noto, il Papa ha indetto un sinodo universale e questo sinodo universale, che si compirà nell'arco di 2 anni, prevede anche all'interno della Chiesa italiana, da parte della Conferenza Episcopale Italiana, un cammino sinodale che percorrerà non soltanto e non si sovrapporrà soltanto ai primi 2 anni del Sinodo Universale, ma proseguirà fino al 2025, l'anno appunto in cui ci sarà il Giubileo, l'anno santo. Questo cammino sinodale prevede la partecipazione di tutte le diocesi, tra cui appunto anche la nostra diocesi di Brescia, con delle modalità particolari. Intervistare tutto il popolo di Dio, ma non limitarsi al popolo di Dio. Ascoltare anche coloro che magari sono un poco sulla soglia della comunità cristiana. Da una parte capire qual è la percezione che si ha della Chiesa nella sua attività ordinaria. Quindi che cosa la Chiesa riesce a trasmettere di bello, di positivo, anche alla vita di ciascuno di noi, alla vita di ciascuno di coloro che saranno coinvolti e interessati. Ma c'è anche un'altra domanda fondamentale che vuole aiutare la Chiesa, e cioè capire quali possono essere magari gli inciampi, quali possono essere alcune difficoltà, alcune percezioni non positive che potrebbero aiutare la Chiesa in un cammino anche di conversione. La Chiesa vuole perfezionarsi e vuole fare in modo che anche attraverso le persone che saranno interpellate, sia quelle proprio dentro la Chiesa, ma quelle anche un poco ai margini, possa migliorare se stessa, migliorarsi per essere più vicino all'umanità, perché questo è il tema fondamentale dell'annuncio cristiano. L'ascolto è un'esperienza fondamentale della nostra fede, perché la fede nasce dall'ascolto. Le esperienze specifiche che scaturiscono dalle domande fondamentali che il nostro cammino sinodale pone. Porsi in profondo ascolto dello Spirito e di quello che lo Spirito suggerisce al nostro essere Chiesa oggi. Chiarire qual è il volto della Chiesa verso la quale vogliamo incamminarci in futuro. Il missionario dell'ascolto è sostanzialmente un battezzato che vuole essere protagonista e promotore di ascolto. Come Chiesa diocesana facciamo l'invito a ciascuna comunità cristiana di inviare un missionario dell'ascolto. Saranno inviati nelle diverse zone pastorali della nostra diocesi, laddove vengono richiesti nelle comunità parrocchiali, nei gruppi che si vorranno costituire, in ogni luogo e ad ogni persona che loro stessi individueranno. Includere anche quelle persone a cui solitamente come Chiesa prestiamo poca attenzione, semplicemente perché non frequentano i nostri luoghi di culto. A questi tavoli possono partecipare tutti, indistintamente, perché tutti hanno un qualcosa da raccontare. Ci saranno sostanzialmente nei mesi tra febbraio e marzo. Ce ne saranno 32, cioè uno in ogni zona pastorale. Ci saranno 3 fasi importanti. La prima sarà la fase in cui, in base alla domanda che verrà posta dal missionario dell'ascolto, noi potremo raccontare, in cui ognuno è libero di esprimere un proprio pensiero, un proprio vissuto. Ogni persona partecipante al tavolo potrà dire che cosa l'ha colpito del racconto dell'altro. Si cercherà di fare davvero una vera sintesi per capire che cosa lo Spirito a quel tavolo ha detto, e diventerà una sorta di risposta a quella domanda che il Sinodo ci ha chiesto di poter rispondere. Il cammino sinodale sta coinvolgendo e coinvolgerà tante realtà che camminano nella Chiesa, tra cui i gruppi, i movimenti e le associazioni, le congregazioni religiose e le realtà vocazionali presenti sul nostro territorio, che si stanno impegnando per riuscire a rendere ancora più attraente e più viva quello che è il cammino sinodale per la nostra Chiesa universale. Anche noi vogliamo dunque accogliere l'appello di Papa Francesco e del nostro Vescovo Pierantonio e chiederci tutti insieme se riusciamo a vivere il Vangelo e se siamo capaci di fare comunità.
È bello sentirsi interpellati a partecipare in piccoli gruppi, aiutati dai facilitatori, altro nome dei missionari dell'ascolto, a rispondere ad alcune domande, lasciando che sia il cuore a parlare. Un racconto quindi sincero della propria esperienza, sia per chi sta dentro la Chiesa e si sente all'interno appunto di una realtà viva come la Chiesa, come la comunità cristiana, sia per chi sta fuori, ma anche sia per coloro che sono in ricerca. Ecco, a tale proposito, e veniamo dunque al concreto, lunedì 21 marzo e lunedì 28 marzo saranno allestiti dei tavoli sinodali che si svolgeranno in oratorio alle ore 20:30, dove praticamente tutti siamo invitati ad essere presenti e a narrare quanto nella nostra vita è emerso, specialmente di speciale, nell'incontro con Dio e quanto noi opportunamente proponiamo alla Chiesa perché sia sempre più capace di facilitare l'incontro dei figli con il loro padre che è Dio all'interno di un'unica grande realtà comunitaria. Quindi chi desidera partecipare a questi tavoli può contattare noi sacerdoti oppure inviare quanto prima una mail di adesione all'indirizzo info@parrocchiagottolengo.it. Pace, bene e tanta serenità. Auguro una felice domenica e una buona continuazione di settimana. Arrivederci. Oggi, domenica 13 marzo, seconda di Quaresima, in parrocchiale alle 18:30, Santa Messa per i defunti Rodella Angelo e famiglia. Lunedì 14 marzo, in oratorio, alle 8, Santa Messa per i defunti Bianchi Domenico, Davide e Più Beni Lucia. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Maria, Celso e Natalina, Franco, Caterina e familiari. Martedì 15 marzo, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Sormani Gennaro, Manfredi Giuseppina, Ardenghi Giovanni e Carlo. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Moscardi Franco, Maria, Pino e Franca. Alle 20:30, preghiera e lezione divina. Mercoledì 16 marzo, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Serafino e Lucia e Castellini Luigi. Alle 18:30, Santa Messa per il defunto Angelo. Giovedì 17 marzo, in oratorio, alle 18:30, Santa Messa per il defunto Biazzi Fabio. Venerdì 18 marzo, in oratorio, alle 8, Santa Messa pro populo. Alle 15, Via Crucis. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Orlando de la Cruz Palacios, Beatriz Gomez Taipe, Ober de la Cruz Gomez. Sabato 19 marzo, giorno di San Giuseppe, in cimitero alle 10, Santa Messa per tutti i defunti. Alle 18:30 in parrocchiale, Santa Messa dei papà vivi e defunti. Presso la chiesetta dell'oratorio ci saranno le confessioni, dalle 9 alle 11. Domenica di Quaresima 20 marzo, in parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti Castellini Luigi e Anelli Domenica. Alle 10, Santa Messa per i defunti Francesco, Cesare, Giuseppe Carolina, Morbini Anna Maria, Primo Elina, Resconi Carolina, Pietro e Battista. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Bazzana Giuseppe, Giuseppina, Angela e Giacomo. Quaresima, tempo favorevole.
per i ragazzi il lunedì e il martedì alle 7:40 Buongiorno Gesù in parrocchiale. Si ricorda di portare il sussidio. Racconti di Pasqua. Secondo incontro aperto a tutti, mercoledì 16 marzo alle 20:30 in parrocchiale, con Don Stefano Fontana, attuale cappellano del carcere Canton Mombello. Con lui parleremo dei cambiamenti nella vita. Domenica 27 marzo, festa dell'ustri di matrimonio. Alle 10 Santa Messa di ringraziamento. Le coppie interessate diano la loro adesione all'ufficio parrocchiale entro mercoledì 23 marzo, versando 10 euro a coppia. È possibile anche partecipare all'aperitivo e al pranzo in oratorio, al costo di 25 euro cada uno. A favore dei profughi ucraini, chi ha del locale a disposizione, contatti la Caritas parrocchiale o i servizi sociali del comune. È in atto una raccolta fondi presso la Caritas parrocchiale. È sospesa ogni raccolta di beni materiali. Tavoli sinodali. In risposta alla scelta di Papa Francesco per il Sinodo Universale e all'invito del Vescovo, Pier Antonio, iniziamo la fase narrativa per l'ascolto e il racconto della vita della persona. Vengono proposti i tavoli sinodali, lunedì 21 alle 20:30, adulti, a Fiesse in canonica, alle 20:30 giovani, a Gottolengo in oratorio. Lunedì 28 alle 20:30 giovani a Fiesse in canonica e alle 20:30 adulti a Gottolengo in oratorio. Chi volesse partecipare, contatti i sacerdoti quanto prima. Cercasi giovani per il territorio. Per l'attivazione di hub territoriali nei comuni dell'ambito 9, Bassa Bresciana Centrale, all'interno del progetto DAD, differenti approcci didattici, finalizzato al contrasto della povertà educativa e alla dispersione scolastica, a favore del benessere di adolescenti e preadolescenti. L'impegno richiesto è di mantenere attiva, nonché potenziare l'attività degli hub già presenti sul territorio, promuovendo la diffusione e l'interconnessione delle esperienze, attivando reti e promuovendo sinergie fra i territori. Gli hub sono dei laboratori, inseriti in coworking, biblioteche, spazi scolastici, da cui grazie a professionisti esperti e alla presenza di attrezzature adeguate, le scuole e le altre realtà del territorio possono attingere per realizzare attività innovative nell'ambito tecnologico, creativo, linguistico, espressivo, manifatturiero, e diventare luoghi sociali e culturali di riferimento per tutte le realtà educanti. Per candidarsi, inviare un'email con soggetto candidatura abdad, nome e cognome, all'indirizzo risorse.umane@ilgabbiano.it, allegando il curriculum vitae in formato europeo, completato in tutti i campi richiesti. La selezione avverrà attraverso il confronto tra i curricula presentati ed un colloquio. Verranno selezionati 4 candidati. L'esperienza avrà la durata di un anno. La proposta prevede l'opportunità di un percorso formativo articolato sulle dimensioni sociali dell'impegno lavorativo, che vedrà la collaborazione dell'Università Cattolica e di CRIAF. Inoltre, altri stakeholder del progetto DAD, come Teatro Grande, Curios Arte, forniranno competenze tecniche più specifiche legate alle diverse forme artistico-espressive. 8 marzo, ore 18, Consiglio Comunale. Segretario Comunale, invito all'appello, ma poi... Massa. Presente. 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 Vancelli. Presente. Sormani. Presente. Zanni. Buongiorno. Sta arrivando. Assente giustificata. Di Blasio, presente. Gazza, presente. Zanon, presente. Bravo, presente. Di Capelli.
Al D8 abbiamo tre punti: l'esame e l'adozione del nuovo regolamento edilizio, abbiamo la convenzione per il progetto trame complesse, successivamente la proroga della convenzione per la protezione civile e ultimiamo con la proroga dell'affidamento dei servizi sociali all'azienda territoriale dell'ambito 9. Mettiamo in votazione il punto numero 1, che è la lettura e approvazione dei verbali, e si è tenuta il 18 gennaio, le deliberazioni furono dalla prima alla quarta. Voto a favore? Grazie. Sfruttiamo la presenza dei referenti dell'ufficio tecnico Mazzoletti e Bulgari, ma soprattutto la presenza del Assessore dei Lavori Pubblici, per succintamente descrivere l'esame e approvazione appunto del nuovo regolamento, di cui i consiglieri e le commissioni di riferimento sono edotti perché coinvolti, e quindi andiamo a recepire le modifiche dettate all'articolo 29 della legge 12 di Regione Lombardia, e quindi dare la parola all'assessore, eventualmente coadiuvato dal responsabile dell'ufficio tecnico, per dare i punti salienti di questo nuovo regolamento edilizio. Sì, allora, senza nulla togliere l'intervento del geometra Mazzoletti, questo è l'ulteriore passaggio legato anche alla varianza del piano di governo del territorio che è ancora in atto, che vede appunto la modifica del piano delle regole, dove viene tolta tutta la parte urbanistica che è legata al regolamento edilizio, viene tolta e viene estromessa, in modo che il regolamento edilizio diventi uno strumento a sé stante e che si possa modificare senza andare tutte le volte a mettere mano al CT. Ora, quelle che sono il regolamento edilizio fisso, do la parola al collega Mazzoletti. Mi chiedo una cortesia, sta salendo Cesare Bertocchi, l'urbanista, perché non trovava parcheggio? È notoria la complessità nel parcheggiare quindi non ci sarà un po' di orario tra i regolamenti. Due secondi. Allora, il regolamento edilizio noi l'avevamo inviato nel PCT, nel piano della vendita, perché tutto quella. Perché avendolo firmato. Ora noi nella modifica l'andiamo a togliere dal PCT, quindi il piano delle regole viene semplificato e questo regolamento di edilizio. Regolamento di edilizio tipo diventa una fonte del diritto a sé stante, che le utilità sono due: da una parte semplifichiamo il PCT, dall'altra tutte le volte che c'è necessità di modificare il regolamento lo modifichiamo senza mettere mano al PCT, quindi è più facile, più anche l'altra volta era stato detto. Sì. Bene. Io direi di sospendere momentaneamente, se siete d'accordo, la discussione di questo punto, che affronteremo tra poco con l'intervento dell'ingegnere Bertone. Allora, andiamo a trattare il punto successivo, che è il punto 3, è l'esame approvazione schema di convenzione per l'attuazione di un progetto di sviluppo strategico di rigenerazione urbana tra i comuni di Gottolengo, Gambara, Fiesa, Pavone, Nemmella e Tranquino, e dominando trame complesse, il territorio tra il Basso Mella e il Gambara. Trame complesse anche perché è particolarmente... Chi ha usato questa titolazione? Mazzoletti, dopo una cena che abbiamo organizzato. No, non io, è mio figlio. No, sono queste battute di chiaramente di fine mandato, che ci permettiamo di essere un po' più goliardi, se giusto consigliere. Battute a parte, tramite sempre i fondi del PNRR, sono stati finanziati ed erano finanziabili i comuni sopra i 15.000 abitanti. Alla luce di un intervento dell'ANCI è stato esteso alle aggregazioni dei comuni più vicini che portassero a un bacino di utenza che è quello che ho citato. Tra l'altro degli indici particolarmente analitici che davano, a seconda delle criticità dei territori, una premialità. Parlo di zone che una volta venivano declinate come depresse rispetto a poca occupazione, abbandono scolastico, piuttosto che una serie di problemi di questo tipo. Quindi abbiamo creato questa aggregazione tra i comuni che ci siamo detti
e uno dei filoni che poteva essere degno di finanziabilità era ed è quello legato alla vocazione culturale, turistica del territorio. In particolar modo noi ci siamo concentrati sul intessere appunto questa trama, che seppur complessa perché i territori hanno delle loro specificità, ma al contempo creare questa connettività non è immediatissima in ambito culturale turistico, abbiamo individuato ogni ente dei plessi dove poter concentrare delle iniziative. Gottolengo ha presentato il progetto per valorizzare un antiquario locale. Sapete che alla modesta cifra di super giù 25.000 euro abbiamo acquisito l'immobile a fianco della biblioteca, volendo andare a creare per il futuro non solo una raccolta di testi di autori gottolenghesi, quindi in ambito bibliografico e non solo, ma rendendolo anche come spazio espositivo per la valorizzazione dei reperti che allora non sono particolarmente ben resi fruibili e in uno stato di, possiamo anche dirlo, di pseudo abbandono. Quindi con questo progetto, la valorizzazione degli stessi, che comunque ci guida anche per delle progettualità future, abbiamo trovato opportuno creare questa trama, questa connessione nel solco della cultura e della valorizzazione locale, così come hanno fatto altri comuni per delle loro particolari specificità. Quindi noi approviamo questa sera questa convenzione che dà modo ai nostri tecnici di presentare la candidatura al bando di cui Gottolengo è capofila. A capofila, sì. A prescindere, grazie anche alla proattività dell'ufficio tecnico, è stato anche il comune che si è attivato nel creare questi tavoli di lavoro che si sono svolti a Gottolengo e che insomma, non avevano colto l'opportunità alcuni enti. E quindi la scelta anche di questo setto che vi dicevo, perché risultava particolarmente semplice, unirci a Leno. Invece, coinvolgendo i comuni anche più vicini e che hanno anche altre o più marcate criticità rispetto a Gottolengo, si è creato anche una base di trend del punteggio attribuibili che è interessante. Poi, ripeto, non c'è una zona particolarmente omogenea dal punto di vista longobardo piuttosto che gallico, ognuno ha delle interconnessioni particolari, quindi queste trame complesse speriamo portino a dei risultati. Della serie noi, come avete visto, ci stiamo lavorando e quando leggiamo un bando e intravediamo le opportunità, noi designiamo insomma, lavoro e sforzo, quindi anche in questo caso grazie a tutti coloro, tecnici e non, che hanno lavorato e che lavoreranno per il miglior resto. Se non ci sono domande, metto in votazione, il votatore. Vi ringrazio per la partecipazione. Le chiediamo anche l'immediata esecutività affinché immediatamente l'ufficio notifichi. Grazie. Buonasera, Ingegner Bertocchi. Buonasera. Colgo l'occasione quindi di tornare al punto numero 2 e se vuole gentilmente anche posizionarsi a beneficio di telecamera. Qui vicino al vice sindaco Sormani, le darei la parola per una breve declinazione di sono dei punti salienti che caratterizzano il nuovo regolamento edilizio che approviamo questa sera. Sì, grazie. Buonasera a tutti, grazie signor sindaco. Mi scuso per il ritardo, ma ho trovato più traffico di quello che pensavo. Città Guida. Chiedo scusa? Città Guida, di fatto questa sera state procedendo verso quella che è una acquisizione di un regolamento che vi aiuterà a gestire gli interventi edilizi sul territorio, rendendo anche più snella la possibilità eventualmente un domani di apportare accorgimenti alle norme qualora la loro applicazione si rilevasse piuttosto farraginosa, piuttosto impegnativa.
fa parte di quella riforma che è stata fatta e che è stata voluta dallo Stato per togliere dall'urbanistica alcune definizioni e portarle invece nella propria, nell'attuazione dell'edilizia privata. La modifica di questi regolamenti si risolve con un'adozione o un'approvazione, quindi c'è comunque una parte pubblica, ma non c'è quello che io chiamo il pachiderma dell'urbanistica, che non ha senso essere smosso ogni volta per gestire i fenomeni edilizi. Il regolamento quindi disciplina tutta l'attività edilizia del territorio, quindi il PSD conserva quello che è possibile fare e non possibile fare in termini di destinazioni e indici e altezze. Poi l'attività edilizia viene gestita col regolamento. Il regolamento si compone poi di, in questo caso, quattro allegati. Il primo allegato, un allegato fortemente voluto dall'amministrazione, e abbiamo avuto il piacere di poter lavorare con Jonathan Mazzoletti, perché è un profondo conoscitore delle vostre esigenze, del vostro territorio, ha cercato anche di snellire gli interventi anche nei centri storici, perché questo recupero sia fattivo, non sia semplicemente sulla carta. Troverete soprattutto anche il tema del fotovoltaico, che di fatto è in linea con la recente presa di posizione del governo con il decreto di inizio marzo. Poi c'è un allegato che riassume quelle che sono tutte le normative che riguardano gli interventi edilizi, ovvero un tecnico ha per questo allegato, se deve recuperare il sottotetto, fare del fotovoltaico, va a cercarsi l'appendice con i riferimenti di norma. Un terzo allegato invece attiene alla definizione di quelle che sono le distanze degli allevamenti, quindi abbiamo mutuato la parte del regolamento locale di Genova, l'abbiamo legata al regolamento edilizio. E infine abbiamo le definizioni tecniche uniformi, che è quel linguaggio che dovrebbe essere uniforme su tutto il territorio nazionale. Tenete presente che la genesi di questo regolamento edilizio nasce da un'intesa Stato-Regioni, perché tutte le regioni abbiano le medesime definizioni urbanistiche edilizie su tutto il territorio nazionale. Questo perché, poi chiudo, perché se la materia ambientale è legiferata solo dallo Stato, dopo la riforma della Costituzione avvenuta nei primi anni 2000, la materia dell'urbanistica e dell'edilizia è legiferata non solo dallo Stato ma anche dalle regioni. Quindi se un operatore si trova a lavorare in Lombardia piuttosto che in Veneto, trova due norme diverse, lo Stato ha detto no, questo non va bene, diamo le stesse definizioni quantomeno. Quindi ecco, in sintesi è questo. Io vi invito a leggere il regolamento edilizio, anche perché è molto scorrevole. Qualora ci fosse qualcosa... Chiedo scusa? Un po' lungo, però va bene. Sì, però insomma, sì, vi ritroverete in tante cose, perché sì, sì, se guardate casa vostra vedete che tutto è pertinente. Se ci fosse qualcosa io sono a disposizione. Signore, grazie, grazie anche per il percorso che sta facendo insieme, molto qualificato e qualificante. Prego. Solo volevo chiedere al sindaco del consiglio questa accortezza, se fosse possibile. Noi adesso lo adottiamo, lo sperimentiamo anche coi tecnici, vi chiedo la disponibilità, qualora ci sia qualcosa che fa ruggine, cioè di poterlo eventualmente modificare ulteriormente. È materia viva, non è materia fatta una volta e finita. Cioè, oggi è uscita la nuova norma regionale sugli interrati, ancora di nuovo sugli interrati, cioè domani ne esce una, dovremmo integrarlo man mano, però vediamo anche come sperimentarlo di qui a due mesi. Assolutamente. Quello che, cosa succede? Vogliamo un invito, soprattutto in questa stagione di grande dinamicità. Hai detto bene, documento vivo. Bene, votiamo per deliberare circa l'adozione. Chi vota a favore? Le chiedo anche l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Grazie, e noi ingegneri ci vedremo poi per i prossimi passaggi conseguenti alla variante. Sì, grazie a voi. Grazie a lei. Procediamo al passo dal punto successivo, che quindi diventa il 4 perché il terzo l'abbiamo già affrontato, che è l'esame approvazione della proroga convenzione per l'esercizio associato della funzione di protezione civile Leno Gottolengo Gambara FS. Darà la parola all'assessore di competenza D'Ancelli per l'illustrazione. Allora, con questa delibera noi prorogiamo fino al 30 di settembre l'attuale convenzione di protezione civile che è in essere tra i comuni di Leno, Gottolengo, Gambara e Chiesa. Fino al 30 di settembre 2022, quindi di quest'anno, per poco tempo, perché ci addentriamo in un percorso di analisi, anche con gli altri comuni, per cercare di capire se può essere vantaggioso per tutti i comuni aderenti
intenzione istituire una nuova forma che non sia l'essere gruppo comunale Leno e quindi noi solo in convenzione, ma che sia un gruppo invece intercomunale. Quindi l'abbiamo prorogata per giusto per me essere un periodo di vacanza, quindi senza il servizio, che sapete essere obbligatorio, e quindi poi il direttore dell'arrivo vedremo se questo continuare così come siamo attualmente oppure avere una nuova forma. Prego, consigliere. Andrea, benvenuto. Prego. Oltre che esprimere doverosamente il ringraziamento a Daniele, ma anche a tutti gli uomini che hanno poi dato vita in modo organico e anche reale alla protezione civile, io suggerisco, visto che l'uomo alla rana, di fare un'altra battuta, gli dice che la convenzione non sarà quasi sicuramente rinnovata da parte di Leno, a maggior ragione da subito cominciamo a lavorare perché si costituisca un gruppo intercomunale che se non ci sta Leno ci va avanti con la protezione civile che ha lavorato. Abbiamo avuto modo purtroppo di viene a aggiungere con la pandemia di vedere che cosa è stata in grado di fare e quindi bisogna costruire ancora, se non abbandonare questa attività. Mi permetto di aggiungere solamente che il percorso sarà un percorso che prevede degli incontri di natura politica ma anche tecnica e poi tra i volontari. Quindi in questi incontri verrà fatta una relazione e in questa relazione è sensibile il fatto che una volta giunti alla conclusione favorevole alla costituzione del gruppo intercomunale, eventualmente se lei non dovesse essere più d'accordo in questa direzione, insomma. Sì, con collega appunto voluto questo. Saremo pronti. Facciamoci trovare. Con collega ho voluto questo iter proprio per non lasciare alibi, cioè la motivazione, seppur sempre legittima, non è di natura politica, ma è per rendere evidenti quelli che possono essere dei vantaggi derivanti da questa evoluzione. È al contempo importante anche il ruolo del comune capofila e quindi il mio e il nostro auspicio chiaramente quello che Leno possa accompagnare questa evoluzione e esserne anche capofila. E quindi affronteremo senza pregiudizi questo percorso, consapevoli che le posizioni partono con alcune rigidità e quindi tempo al tempo vediamo, insomma, a volte il tempo, come so dire, è così dire, galantuomo anche, quindi vediamo. Grazie e ci associamo. Mettiamo in votazione quindi l'esame della proroga della protezione civile. Chi vota a favore? Grazie. Immediata esecutività. Anche per l'immediata esecutività, chi vota a favore? Grazie. In zona Cesarini, l'assessore Vizzani per la proroga affidamento dei servizi sociali all'azienda territoriale alla persona ambito 9 Bassa Bresciana Centrale. Mi permetto di esordire ringraziando l'assistente sociale che è la dottoressa Vestiuta che ha da poco interrotto la collaborazione con il comune di Ottolenco poiché ha vinto un concorso nella zona da più prossima a casa e quindi dopo qualche anno di collaborazione proficua evolviamo verso un'altra collaborazione sempre data dall'invio di professionisti da parte dell'azienda. Prego, assessore. Sì, poco da dire in che senso. Si prosegue con l'affidamento dei principali servizi, tutela dei minori, servizi socio-assistenziali tramite ambito 9, anzi, in una tendenza di sempre maggiore collaborazione e affidamento dei servizi in modo che l'unione fa la forza, diciamo, mettiamola giù in modo molto semplice, come ha appena detto il signor sindaco, ha preso dal servizio, anzi ha già preso il servizio quella che sarà la nuova assistente sociale. Adesso siamo in attesa che terminano le procedure per il concorso che ha appena fatto, tra l'altro una figura che già conosceva Dottorengo perché era già un'assistente sociale interna all'ambito che seguiva i servizi sovracomunali, per cui veniva già a Dottorengo, quindi ha già avuto modo di conoscere
un po' la nostra realtà, che è sempre una cosa molto positiva. Durata? La durata di foglio in fallo. Biennio. Non mi ricordo. Biennio. Io credo. Non mi ricordo. Quindi viene scelta dall'ambito questo. L'assistente sociale? Sì. Attraverso un concorso? Viene fatto il concorso e dopo viene inserito l'orario stesso per prove settimanali. Avevamo già ampliato il suo tempo perché siamo partiti più dalle 19 e siamo arrivati alle 30. Comunque c'è un bel movimento nei servizi sociali, nelle sistemi, una bella dotazione comunque. Sì, anche perché nonostante si stia facendo tutto per cercare di consolidare, infatti è stata cambiata la tipologia di contratto, sono contratto per i locali e anche i comuni come Votolengo stanno cercando di. Hanno ampliato il bacino di orario, il numero di ore anche per evitare che un assistente sociale. Ecco uno degli obiettivi che è stato l'ambito, al massimo un assistente sociale deve coprire due comuni. Ecco, assistenti sociali su tre comuni ormai non esistono più, dopo sono poche. E l'ATS quando fa i bandi anche lui ha fame di assistenti sociali, per cui non è facile tenere anche per questo motivo, insomma. La durata copre la scadenza sino la durata è la medesima del piano di zona che abbiamo, il segretario mi mostrava, 2023, quindi fine dell'anno prossimo. Okay. Perché va di pari passo, però, perché ricalca l'erogazione dei servizi che abbiamo piazza. Bene, se non c'è altro lo metto in votazione. Ci sono comuni che non aderiscono a questo, non affidano, no, magari la zona. No, tutti sono referenti, sono referenti all'ambito, magari non per tutti i servizi, okay, ecco questo. Però tutti sono referenti. Quando noi proviamo il piano socio-assistenziale, parametriamo quelli che sono i servizi e quelli che vengono poi contrattualizzati in funzione associata con l'ambito. Per esempio nell'Ovest il servizio di integrazione lavorativa in alcuni comuni è gestito in modo direttamente con rapporto con la cooperazione sociale, quindi senza la... però insomma, in questo caso no. Perfetto. Mettiamo in votazione, chi vota positivamente per la proroga? Chi vota... grazie. E il consiglio è terminato, ma è stata chiesta anche per questo di immediata esecutività. Tutte fredde state. Il consigliere Elio Grafo, sì, è operativa ancora, giusto? Sì, chiede la disponibilità di poter manifestare una sensibilità. Leo gli è ovviamente concesso in virtù anche di un prossimo consiglio nella quale poterà anche ufficializzare con due. Prego consigliere. Chiamo questo appunto del consiglio comunale così vicino, purtroppo a data non felice, vabbè, comunque il consiglio comunale nella sua interezza, mi sento di poterlo dire a nome di tutti e a nome anche dell'intera cittadinanza, esprime vicinanza al popolo ucraino in questo momento così triste e angosciante. La scelta di un'invasione militare da parte della Russia rappresenta una provocazione e un attacco a tutti coloro che credono nella pace e nella diplomazia, come l'unica strada percorribile per costruire relazioni internazionali adesso e in futuro. Sempre che noi umani, in futuro prossimo, non si voglia davvero. Perché non c'è solo la guerra, ma ci sono anche altre situazioni delle quali non si potrebbe scantonare. Il presidente russo ha compiuto una scelta da condannare senza alcuna ambiguità. Lo condannano in primis la storia, l'Italia, la UE, l'ONU stessa, che ha adottato una risoluzione di condanna dell'invasione russa con il voto storico a favore di ben 141 paesi su 181, con 5 contrari e 35 astenuti. Tra gli astenuti l'ultima grande democrazia è l'India, che ha degli interessi economici con la Russia, quindi non si è sentito evidentemente di votare a favore della risoluzione.
Ci sarà modo di rendere ancora più efficienti e puntuali le sanzioni economiche già messe in atto contro la Russia di Putin? Ci sarà modo di riflettere su ulteriori strategie energetiche che derivano da queste sanzioni, perché trasformeranno l'economia mondiale, soprattutto quella europea, in una sorta di economia di guerra? Ma oggi è il tempo di stringerci tutti idealmente, ma anche in modo realmente solidale, al popolo ucraino, senza alcuna distinzione, offrendo aiuti sul campo e aprendo i confini UE, ma anche i confini locali, qualche concittadino l'ha fatto in modo assolutamente esemplare, ai milioni di profughi civili. Chiediamo quindi con forza di rimettere al centro la diplomazia e di percorrere ogni possibile strada di dialogo per evitare le ulteriori nefaste conseguenze umanitarie. E con questo già chiudo. Serve a poco, serve soltanto ricordarci che questa cosa orribile è in corso e che le istituzioni internazionali stanno lavorando per contenere questo disastro, e anche il locale farà la sua parte per quello che si può, perché è possibile farlo. Grazie. Grazie consigliere. Come sapete, in questi anni abbiamo caratterizzato molto poco il Consiglio rispetto a delle dinamiche di natura politica, internazionale e in certi casi anche istituzionale, ma tematica ovviamente impattante, cogente, che assolutamente non possiamo che ringraziare per aver condiviso questo monito, questo auspicio, questo intervento, e cogliamo ulteriormente l'occasione per ringraziare anche tutti coloro che stanno in questi giorni contattando il Comune di Ottolengo per capire come poter dare un supporto in termini di viveri, di tovaglie, piuttosto che in tema di alloggi e o di altre situazioni. Quindi questo fa davvero molto bene, e quindi ringraziamo i concittadini e tutti coloro che nei prossimi tempi vorranno in qualche modo essere a disposizione per questa emergenza. Quindi grazie e buona serata.